Allora i casi sono tre: o vieni da me, sali su, ti bevi una cosa, poi prendi la macchina e me la riporti domani, oppure ti chiami un taxi, oppure sali su, ti bevi una cosa, rimani a dormire e domani con tutta calma ti chiami un taxi. Sergio, me l'avevi promesso, cazzo. Alla fine è sempre tua sorella. In fondo quella è casa sua. Pochi giorni e poi se ne torna. Come pochi giorni? Dove che vai? No, che c'è mia sorella con una sua amica. Ma chi è la spagnola? Mi sa che non sei tanto contento che sono venuta. Che cazzo dici? Ma quando non stai, povero un tar, con algo dulce, l'agrio vacío, che ti ha fatto bene, tu già non sei uguale, già non è lo mismo, mi pare sia. Dai, Mede, ma non credere mica a Belinda, su. Era strafatta, quella è pazza. Ma poi ti pare che io ci provo con tua sorella, andiamo. Ma che merda che sei, lo neghi? A quel punto mi sono alzata e ce l'aveva dura. Quella è la porta magica. Si chiama così perché era l'ingresso di una villa di un grande alchimista del 1600. Era uno che voleva... Lo sta provando. Gli sfiorati possono attraversare delle cose meravigliose o anche cose terribili, cose che magari gli altri nemmeno vedono. Qui siamo in un altro mondo. Diciamoci la verità, secondo me Belinda e Sofia... Ma te ne sei fumata la stessa roba e me sono fumata io. Ma che vuoi? Ma perché mi hai baciato? Ma chi ti conosce? Ma guarda questo. Te ne vai via, eh? Chiamati un taxi, per favore. Davvero vai via? Piaccia più.